emanato ieri dal nostro consiglio di amministrazione, e poi aggiungerò un mio commento personale. Allora, il consiglio di amministrazione, viste le mutate condizioni degli scenari economico-finanziari, sia nazionali che internazionali, ma soprattutto considerando l'intervento sia certamente compatibile con le norme di riferimento, però considerando le istanze della popolazione, soprattutto di quelle provenienti dalla frazione di Arpino, decide nella seduta del 6 di revocare il nostro investimento nella centrale di biomasse. Invitando naturalmente la struttura a provvedere a tutti gli adempimenti del caso e prima di tutto alla comunicazione verso i confronti della Regione e della conferenza dei servizi che ci aveva dato l'autorizzazione. Io qui riprendo un attimo quello che diceva il senatore Casillo. Non sta a me giudicare se l'intervento era inquinante o non inquinante, come se lo è un termovalorizzatore inquinante o non inquinante. Ma io credo che le esigenze che vengano dal basso e le paure vanno prese in considerazione. E quindi il nostro consiglio, devo dire all'unanimità, non abbiamo avuto problemi, dopo un difficile rapporto, ve lo devo dire, con il comune Casoria precedente, il quale si era posto nei confronti dell'ARIN e nei confronti naturalmente delle autorizzazioni complete avute in maniera frontale, senza voler discutere, e devo dire senza voler affrontare il problema, così come l'ha affrontata questa amministrazione, soprattutto nella persona del senatore Casillo, tentando di convincerci, ma di giorno in giorno. Il senatore Casillo si è fatto certi pellegrinaggi da noi, eterni, per tentare di arrivare ad una conclusione. E io lo ringrazio perché ha ascoltato anche le esigenze dell'ARIN. E noi infatti abbiamo convertito una parte di questo investimento nel potenziamento del potabilizzatore. Cos'è il nostro potabilizzatore che stiamo costruendo ad Arpino? È un insieme di filtri che in effetti puliscono l'acqua dei pozzi e la rendono in qualche maniera fruibile per la città. È un acquedotto alternativo rispetto a quello che proviene dal Serino ed è un acquedotto normalmente utilizzato nelle emergenze. Però è fondamentale per la città di Napoli. Io qui ringrazio già anche la precedente amministrazione che ci ha consentito quell'investimento. E alla nuova amministrazione dico che io tenterò con tutte le mie forze, e naturalmente sempre sperando di conservare la fiducia del mio nuovo sindaco, io tenterò di fare un secondo potabilizzatore, perché se oggi il potabilizzatore primo arriva a 700 litri secondo, noi vorremmo raddoppiare la portata con il secondo potabilizzatore. E vi dico che la nostra è un'idea molto ambiziosa, perché in effetti consente una bonifica del territorio da un punto di vista della falda acquifera. Come forse non sapete, la falda acquifera che è di questa piana è una falda che va a finire poi al centro direzionale e sbocca a mare. È una falda assai ricca d'acqua e di acqua non particolarmente pulita, dovuta soprattutto all'inquinamento dei fertilizzanti agricoli. Ecco, la nostra idea, sviluppata anche col Ministero dell'Ambiente, è che il secondo potabilizzatore serve ad abbassare la falda e quindi serve in effetti come un condizionatore dell'altezza e della bassezza della falda a secondo delle stagioni invernali o estive, e con quest'acqua che noi pomperemo col secondo potabilizzatore tenteremo di aiutare la bonifica dei reggi ragni, perché l'acqua di qua, leggermente purificata, andrà a incrementare i reggi ragni che, come voi sapete, oggi sono uno stagno inquinato senza scorrimento d'acqua. Quindi il nostro progetto è abbastanza ambizioso, siamo già a buon punto, ma la cosa fondamentale è che Arpino avrà un secondo investimento ed avrà anche un merito rispetto al futuro ambientale
della zona avrà il merito di poter aiutare a tenere il centro direzionale totalmente privo di acqua e dall'altra parte contribuire alla bonifica dei reggi ragni. Io ringrazio questa amministrazione nella persona del sindaco, nella persona del senatore Casillo, nella persona dell'assessore dell'ambiente e un piccolo rimprovero lo voglio dare all'assessore al traffico. Io verrei in altre ore, un piccolo rimprovero all'assessore al traffico, è veramente micidiale arrivare qua, però ci sono venuto con cuore e con affetto verso questa zona e mi sento di aver fatto la cosa giusta, la mia coscienza è pulita e io vi ringrazio di avermi ascoltato.